sono Eddie Bieker, specialista. Sono il vicepresidente della Sandali Trading Company di Trieste, una società specializzata nel commercio del caffè crudo. La mia specialità è fare l'assaggiatore, in maniera specifica del caffè espresso. La nostra società lavora, fa da intermediaria tra il produttore di caffè e il torrefattore. Quindi è la costante ricerca di prodotti nuovi, di produttori nuovi, per poter dare al nostro cliente, cioè il torrefattore, la massima disponibilità e possibilità di trovare sempre dei prodotti nuovi e buoni. Ogni singola tipologia di caffè crudo ha delle caratteristiche che sviluppa dopo la tostatura e con l'estrazione. È chiaro che quindi ci sono delle caratteristiche più o meno sviluppate, quindi ogni caffè può essere bevuto separatamente, ma si possono fare delle miscele per quale motivo? Per poter, assemblandole, avere una risultante finale diversa e probabilmente di maggiore soddisfazione. È un po' un'alchimia. Se dovessi fare un paragone, vedrai ad esempio gli uvaggi nel vino, ma sicuramente possiamo avere dei risultati che possono dare grandi soddisfazioni o maggiori soddisfazioni rispetto alla tipologia iniziale. Dobbiamo partire da un ragionamento. Il caffè è la seconda commodities mondiale dopo il petrolio, quindi un'importanza enorme da un punto di vista economico, ma da un punto di vista di conoscenza estremamente scarso. Manca la consapevolezza del prodotto. Quindi ciò che sta accadendo in questi ultimi anni grazie alla SCA, la Specialty Coffee Association, che sta promuovendo i caffè particolari, sta creando una consapevolezza che prima nel consumatore finale, specialmente italiano, non esisteva. E quindi si sta installando una cosa che è fondamentale, la curiosità. La ricerca quindi da parte del consumatore finale di trovare dei prodotti diversi e di stare più attento a come li vengono proposti e a ciò che rappresentano. Io fondamentalmente bevo il caffè con il sistema dell'espresso, perché ritengo che il sistema dell'espresso, però è una mia opinione naturalmente, sia il miglior sistema per poter estrarre da un caffè tutto ciò che c'è, soprattutto di negativo e ovviamente poi di positivo. Quindi per me l'espresso è fondamentale, ma non disdegno di berlo anche con gli altri sistemi, cioè a prescindere dalla moka, che è un fenomeno nazionale italiano, ma anche come si usa all'estero con i vari sistemi di filtraggio.